ragazzi, sono Joe. Magari mi vedete un po' più negro del solito. Ebbene sì, perché sono stato una settimana a Rimini e oggi sono tornato. Scusate se ieri non avevo caricato un video, avevo promesso che lo caricavo anche di giovedì, ma alla fine, cioè, sono tornato mercoledì alle più o meno alle 6:30 di sera, 6:30-7, e non c'avevo totalmente voglia di registrare un video dopo una giornata passata in treno. Ve lo dico, ragazzi, ora per più o meno 1-2 settimane caricherò molti video riguardanti la vacanza di Rimini, perché sono successe un casino di cose, ragazzi. Proprio che non mettevo anche incinta mia madre. No, vabbè, ovviamente scherzo. E la prima storia che vi racconterò è questa qua, che riguarda delle ragazze finlandesi, discoteca e il barzotto di Joey. Quindi, diciamo, ci sarà qualcosa di divertente in questo video. Allora, prima cosa che vi voglio dire, questa è la mia prima partita di ritorno a casa. Allora, ragazzi, prima di tutto vi volevo dire, cioè, in pratica voi guardatemi e direte: Gio, ma sei un ragazzo bruttissimo, come hai fatto a rimorchiare? Ed è la cosa che, cioè, anch'io non capisco, cioè, aiuto, andate a Rimini, ragazzi, voi due, in due, andate, voi un vostro amico, oppure un gruppo di amici, cioè in tanti, andate a Rimini, e puttana, ragazzi, cioè, non è che rimorchierete di più. Qua c'è quattro di inaugurazione del nuovo video, amici. E vabbè, in pratica nulla, ragazzi, cioè, al volo vi spiego come andavano le giornate a Rimini. La mattina ci svegliavamo più o meno per le 8, andavamo al mare, stavamo al mare anche il pomeriggio, e poi andavamo la sera sempre in discoteca. Ogni sera abbiamo fatto una discoteca diversa. Allora, la storia che vi racconterò oggi è la storia che è successa la seconda serata. Io sono arrivato lì la serata sono arrivato la mattina di mercoledì 8 luglio, e sono andato via il mercoledì successivo, il mercoledì che era l'altro ieri, il 15. Allora, questa storia che riguarda delle ragazze finlandesi è successa il giovedì sera, quindi la seconda sera che siamo arrivati. Allora, in pratica io e sto mio amico abbiamo deciso di andare a questa discoteca che si chiama Opera. Nulla, siamo andati, in pratica avevamo tipo 3 drink a 15 euro, che è pochissimo. E allora, in pratica, diciamo, già prima di iniziare la serata ero già bello ubriaco, cioè già non ubriaco, ma diciamo quasi, ero molto brillo. E nulla, abbiamo iniziato a ballare, era pieno di gente, veramente, quella sera era veramente piena tanta di gente. E io odio ballare, ragazzi, io veramente ballare, uno, non sono capace, due, odio, soprattutto in discoteca. Però quando voi bevete, ballare diventa la cosa più normale che possa succedere. Cioè, se non balli, almeno io, se... Oddio, che bel noscope. In pratica, se io non ballavo la sera, piangevo, cioè ero tristissimo, perché una volta, almeno soprattutto le ultime serate, perché continuare a bere tutte le sere ti veniva ormai spontaneo bere. Cioè, tipo, io durante il giorno non avevo nulla da fare, stavo così. E vabbè, nulla, allora iniziamo a ballare. Io ero molto vogliosa di figa quella sera specialmente. Allora io e sto mio amico, cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto, cioè, continuavamo a provarci con tanti ragazzi, provavamo a metterci dietro a tante ragazze, a ballare dietro, ma niente. A un certo punto però vedo sto gruppo di ragazzi, che erano tipo 4-5, e vedo sta ragazza biondina che era, ci stava e tutto, che ballava bene. Allora mi metto dietro di lei, col cazzo glielo appoggio addosso e l'abbraccio da dietro. Abbiamo iniziato a ballare così. Lei ci stava, muoveva il culo, cioè io continuo a muovere, non so perché. Comunque vabbè, muoveva il culo sul mio, diciamo, sul mio barzot. E nulla, ci stava, solo che dopo un po' figa mi aveva annoiato quella, cioè non so perché, ma mi annoiava. Allora ho deciso, vabbè, scegliamone un'altra. E nel gruppo di fianco, cioè nello stesso gruppo, c'era un'altra loro amica, che era Mora, questa, che era un po' più bassa, e sono andato da questa. E cioè io ti sono spostato da sta bionda a sta Mora, senza dire niente, senza che loro dicessero niente, ovviamente, che allora va bene, l'importante è che sentano il cazzo duro lungo la schiena. E figa, sta ragazza ci stava molto di più rispetto all'altra, perché sta ragazza proprio, cioè, muoveva il culo in maniera assurda, ma era esagerata questa, era proprio troia. E io dicevo, oh mio Dio, sì. E il bello è che tipo, io lo abbracciavo da dietro, gli toccavo le mani, diciamo, verso l'inguine, cioè verso l'interno coscia, e sta ragazza mi ha preso la mano, cioè tutte e due le mani, e me l'ha messa proprio in mezzo alle gambe, in mezzo alla figa. E io dicevo, va bene. E l'ha iniziato a muovere le dita come fossi un mandrillomane, diciamo così. E tuttora adesso raccontare questa storia mi sembra incredibile, perché diciamo, ma come cazzo faceva a trovarsi troie? E poi, cioè, a me non mi sembrava giusto il fatto che, diciamo, voleva godere solo lei, perché anche io c'avevo il barzotto e non faceva nulla. Allora gli prendo le mani e via, me le metto, diciamo, cioè, tipo, lei, gli prendo le mani, gli faccio abbracciare da dietro, che diciamo toccava a me in mezzo alle gambe. Diciamo che la cosa che stavamo facendo era molto esplicita, tipo, se tu ci guardavi un attimo te ne accorgevi subito che la stava sush. E quindi, diciamo, poi ha tolto le mani e non ho voluto... esplodo. Poi ho tolto le mani, diciamo, non ho voluto rimetterle per non esagerare. E il fatto che lei però invece no, lei non era di sto pensiero. Ovviamente non so toccare, perché tipo sono tornato adesso dalla vacanza. Lei non era di sto pensiero, cioè tipo io, cioè ok che gli toccavo la figa e tutto, cioè io volevo, cosa sta succedendo? Cioè faccio cagare, vabbè. Io anch'io volevo, cioè volevo toccare qualcosa che interessava un po' di più. Allora ho provato a toccargli le tette.
No, raga, io veramente faccio schifo ormai su sto gioco. Ho provato a toccargli le tette e il culo con le mani e lei mi fa... Cioè, non mi ha detto niente, però mi ha preso tipo le mani, me l'ha spostate e me l'ha rimessa in mezzo di nuovo alle gambe. Io dicevo, ma... Cioè, ma posso toccare anche qualcosa che mi interessa? Cioè, boh. E poi c'era Manu, il mio amico con cui ero andato, che lui, diciamo, stava ballando lì in disparte da solo. E sta ragazza con cui io gli stavo ballando da dietro ha preso il braccio di Manu e ha fatto abbracciare la ragazza bionda che ci stavo provando all'inizio. E nulla, Manu si è messo anche lui a ballare da dietro a questa ragazza. No, raga, faccio veramente schifo a toccare, cioè, mio Dio. E nulla, in pratica c'eravamo io che ballavo con la mia ragazza, davanti c'era l'altra ragazza che ballava con Manu. E tipo io che gli davo il 5 davanti a questo, e lui niente di che. Alla fine, cioè, alla fine della serata, diciamo, queste se ne sono andate e Manu ci aveva parlato con una. Io ve lo giuro, nonostante me la sono, diciamo, praticamente gli ho distrutto la vagina in live, non l'ho vista in faccia perché lei è stata tutto il tempo girata. Io provavo, ovviamente, la baciavo sul collo, sulla guancia, ma lei zero, non si girava e non me la sono fatta, purtroppo. E allora direte, Gio, ma come fai a sapere che erano finlandesi? In pratica, la ragazza bionda invece si è girata guardando Manuel. Manuel non so perché, ma come un pirla mi ha detto che non l'ha baciata, non sa neanche lui perché, però hanno iniziato a parlare. Tipo, gli ha detto che è della Finlandia, Manu gli ha detto che siamo italiani, almeno lui sì e io no. No, raga, comunque veramente faccio schifo, cioè, giocare ad Advanced Warfare e boom, alla Wakbar, Joe esplode. Qua, guardate il joystick. Vabbè, nulla, ragazzi, comunque la prima storia di Rimini è finita qua. Allora, ora vi lascerò tipo al volo uno spezzettone del mio episodio che oggi, adesso, in questo istante, un'oretta fa, è uscito sul canale di GTF. Lo caricherò anche domenica sul mio canale, comunque andatelo a vedere sul canale di GTF, lasciate un bel like e un bel commento. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not. Eccoci qua, ragazzi, eccoci ritornati alla fine del video. Nulla, volevo dirvi di lasciare un bel like, un bel commento a questo video. Spero che vi sia piaciuto, vi abbia, diciamo, divertito un po'. Ne arriveranno sempre altri su Rimini, ancora più divertenti, ancora più emozionanti. Lasciate un bel like e boh, ci sta, ragazzi. Ci vediamo direttamente col prossimo video, domenica il mio episodio, e martedì magari un altro vlog, cioè un altro cut commentary del genere. Da giù è tutto, bella.